fixing the cataracts of Sam's mum. I had no idea, but it's suddenly so clear. Now I feel such a cynic, how could I have been so dumb? Thank you for displaying how praying works, a particular prayer in a particular church. Thank you, Sam, for the chance to acknowledge this omnipotent ophthalmologist. Cactus. Basta poca. Sigla, ragazzi. Ma non è che dobbiamo cantare tutte le volte. Ma no, ma la sigla c'è. Noi sigla la cantiamo, certo, per il nostro piacere. Noi la sigla l'abbiamo. Thank you God. La potenza Thank dei nostri mezzi l'abbiamo acquisita. Poi dopo la cantiamo perché ci piace moltissimo. Thank you God. Buongiorno Daniela Menta. Buongiorno. Buongiorno Concita De Gregorio. Concita De Gregorio, Daniela, Nick. Buongiorno Paola Pavone, Carlo, Chicco in regia, entrambi alternati. RKO, la radio on air da Bari, e noi oggi parliamo di un argomento che Amens ed io abbiamo adorato. A un certo punto è arrivato questo libro nelle nostre case che si intitola Le vie che orientano. Le vie che orientano è un meraviglioso volume, anche abbastanza cospicuo, nel senso che è consistente, un volume importante, che pubblica Bollati Boringhieri, dove l'avvocatessa afroamericana laureatasi ad Harvard, Deindre Musk, ha fatto praticamente un censimento della toponomastica dei luoghi, cioè è andata a cercare strada per strada, casa per casa, che cosa significano le targhe che identificano poi il nostro vivere, no? La nostra vita. E da Calcutta fino a Berlino ha fatto un giro del mondo attraverso le targhe delle strade, che ci raccontano la storia sociale, politica, cioè ci sono degli episodi incredibilmente interessanti. Quanto ci è piaciuto, Daniela, questo libro? È un libro formidabile perché attraverso la toponomastica, quindi i nomi delle strade, si raccontano le storie non soltanto dei quartieri, ma di intere città, di metropoli, di stati, di nazioni, di paesi. E poi soprattutto, Dani, chi decide? No? Chi decide a chi intitolare le strade, quando? E quindi ogni epoca ha le sue mode, i suoi tormentoni, che poi non sono mode o tormentoni, a volte sono bisogni, a volte si tratta di ristabilire per esempio un principio di democrazia o di negarlo. È veramente molto interessante andare a vedere i nomi delle quali condottieri in genere maschi. Perché a voi vi mandano i libri, a me invece solamente le casse di vino? Non capisco questa cosa. Ci sarà una ragione. Sarà una ragione. E perché facciamoci non me li una mandano, domanda. Condividiamoli. Ci possiamo libri. Anche scambiare un po', sì. Questa cosa dei nomi delle strade aveva aperto tutto un altro file nella mia memoria, perché mi ricordo che c'era stato un periodo in cui si era cominciato a censire quante strade sono intitolate alle donne in Italia. Per esempio, se tu togli le sante, le suore e le madonne, che sono la maggior parte delle donne a cui sono intitolate le strade, poi delle altre civili, laiche, non ne resta quasi niente. Quindi anche questo, siccome il nostro paesaggio urbano poi definisce i nostri pensieri, un sottotesto che ci forma culturalmente, anche questo è molto interessante. Le vie che orientano, andatelo a vedere questo libro. Io non so, prima di annunciare la nostra ospite vogliamo sentire un po' di musica, Dani? Partiamo però con una poesia oggi. Partiamo con una poesia recitata da due donne, si chiamano Lalla Pisano e Maria Mereu, un pezzo che apre uno dei dischi secondo me più emozionanti, almeno per me, per la sottoscritta, di Fabrizio De André. È un omaggio alle nuvole di Aristofane e pieno zeppo di Sardegna, perché oggi sentirete Voleremo nella terra che è la casa delle Janas, la casa delle fate nuragiche, le nuvole. Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a corrergli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema
e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Soltanto una voglia di pioggia. E tu hai detto Iana, hai parlato di nuvole, quindi mi hai portato subito da Maria Lai. Noi siamo qui al Teatro Kismet di Bari anche perché con Erika Mu stiamo preparando uno spettacolo che avrebbe dovuto debuttare in dicembre, ma naturalmente i teatri, come ognuno sa, sono chiusi, quindi non sapremo quando debutterà. E una delle protagoniste del nostro spettacolo è proprio Maria Lai con il suo bello Dio distratto. E il Dio distratto di Maria Lai ci presenta la nascita delle Ianas, quindi volando insieme le Ianas, a queste fatine dolci ma dotate di pungiglione, diciamo dolci ma determinate come soldati, andiamo a trovare la nostra ospite di oggi, che è Daniela Ducato. Buongiorno Daniela. Buongiorno, buongiorno. Daniela Ducato, buongiorno. Daniela Ducato, sarda di dove? Sarda di quale città? Sarda di Cagliari, poi ora abito a Guspini, sposata qui e quindi sono a Guspini sulla parte, diciamo, che guarda verso la Spagna, quindi siamo sulla zona occidentale della Sardegna. Vede la Spagna quando c'è bel tempo, cioè, quando è chiaro. Immagine, so che dall'altra parte, che davanti a me. Daniela Ducato è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Fortune l'ha inclusa nella lista delle imprenditrici più innovative d'Italia perché produce prodotti appunto innovativi utilizzando eccedenze e residui vegetali, animali e minerali, una cosa che manderà Nick Di Fino in un brodo di giuggiole. Un brodo di giuggiole totale, perché vi parlavo di questo, mi avete preso in giro, però adesso vedi che torna. Ma perché tu le chiamavi in un altro modo, non dicevi eccedenze ma dicevi scarti? No, non lo dicevi. Dicevi un nome. Dicevo il processo si chiama upscaling. Sì, tecnicamente è un ma processo di upscaling. Le risulta, Daniela Ducato, che questa cosa si chiama anche Guspini dite upscaling? No, è una parola che non conosco. No, pensa te, che l'imprenditrice più innovativa secondo Fortune questa parola non la conosce, eppure fa proprio questo. L'utilizzo delle eccedenze è molto bello, pensa, però quanto devo dire, i nomi sono inutili quando da adesso lo chiameremo utilizzo delle eccedenze, perché quello che è importante è fare senza dire, non dire senza fare, il contrario di quello che capita in politica, no? Dove tutti dicono e nessuno fa. Invece Daniela Ducato sarda ha contribuito alla realizzazione delle filiere Edizero, in cui si producono 150 prodotti rinnovabili petrol free, questo lo diciamo in inglese. Privi di petrolio, forse si può dire. Ce lo spiega Daniela? Sì, non contengono derivati petrolchimici, soprattutto il settore delle costruzioni ha dei materiali che appunto hanno tantissimi inquinanti e il petrolio è il derivato che si trova di più in assoluto. E se pensiamo che il settore delle costruzioni, anche quello che utilizza più materiali, l'attività umana più inquinante del pianeta e usa più inquinanti, è chiaro che da lì bisogna ripartire per togliere il petrolio e tutti gli altri derivati che ovviamente inquinano non solo l'ambiente esterno a noi, ma anche i nostri edifici, e poi creano una filiera ovviamente di impoverimento e quindi di povertà anche di tutto ciò che ci circonda, allora, comprese le persone e le economie. Daniela, adesso tra poco riprenderemo a raccontare esattamente la filiera produttiva delle aziende di Daniela Ducato, ma volevo dire a chi ci ascolta che una delle ragioni per cui l'abbiamo chiamata oggi
è che, in coerenza col libro di cui vi abbiamo parlato in apertura, cioè Le vie che ci orientano, i nomi delle strade, Daniela Ducato si è distinta anche per questo, perché nel Medio Campidano, dove ci sono le sue aziende, appunto a Guspini, dopo una battaglia lunga 32 anni, che cosa è riuscita a fare Daniela? A far intitolare tutte le strade, tutte le piazze, tutti i laboratori, quindi 50 intitolazioni alle donne, e in particolar modo si tratta di donne imprenditrici, inventrici, scienziate di tutto il mondo, quindi donne che non troveremo mai nei libri di storia, di geografia, ma che hanno aperto strade. Allora, nella zona industriale di Guspini le strade dal 2019, dall'anno scorso, sono intitolate per esempio a, va bene, Margherita Hack, la signora delle stelle, Elena Valentini Luzzato, la prima italiana a laurearsi in architettura, Francesca Sanna Sulis, pioniera del commercio. Che cosa ha fatto Francesca Sanna Sulis, Daniela? Francesca Sanna Sulis è la signora della seta, ha restituito alla seta tutta la filiera, tra l'altro è stata importante anche perché ha restituito diritti alle lavoratrici, quindi indipendenza economica, preservare il territorio, perché ovviamente la coltivazione del gelso che ha difeso ovviamente dalla siccità, e quindi una filiera che ha reso famosa questa seta dovunque, diciamo, in tutto il mondo, quindi è la nostra signora della seta e anche dei diritti delle donne. E poi Eva Mameli Calvino, la madre di Italo Calvino, prima donna a conseguire nel 1915 la libera docenza all'università. Non tutti sanno che è questo, perché non è la madre di Italo Calvino, è stata la prima donna ad avere la libera docenza nel 1915, lo ripeto. E infine Maria Lai, la nostra amatissima Maria Lai, che con i suoi fili ha legato le porte del suo paese Ulassai alla montagna, e che ha tessuto i fili dei suoi libri, libri cuciti, libri tessuti, e ha fatto dell'arte della tessitura, del tenere insieme, del legare, del mettere in relazione case, cose, persone e genti, natura, la sua arte. Ci dice qualcosa Daniela di Maria Lai? Allora, a Maria Lai abbiamo dedicato la strada diciamo che si estende e che ricuce la zona urbana con la zona industriale, quindi questa strada è una strada campestre, ricca di ogni forma di biodiversità vegetale ma anche animale. E lei, la signora appunto dell'arte, del pane, dei tessuti, di tutto ciò che veniva recuperato e che appunto chiamiamo anche scarto, e a cui restituiva il valore dell'immaginazione, della poetica. Ecco, in questa strada, sempre perché è bello percorrerla a piedi, quindi anche andare dal paese alla zona industriale a piedi, in bicicletta, ogni anno si ha la possibilità di omaggiare Maria Lai con un telaio, quindi chi arriva a Guspini può prendere il suo telaio e fare il suo tessuto, e poi vengono appesi. È iniziato con i bambini, quindi. Ma possiamo venire tutti a Guspini? Ma quando? In che mese dell'anno? Veniamo tutti, noi arriviamo. Sì, vi aspettiamo a giugno. A giugno. Facciamo una puntata di Cactus a Guspini. Facciamo una puntata da Guspini. È una pinacoteca infantile di arte a cielo aperto, che è lunga appunto 6 chilometri, intitolata Maria Lai, e l'arte è tutta biodegradabile, quindi non si può utilizzare colori, tessuti o altri materiali che poi non vengano di nuovo restituiti alla terra, e quindi quando non ci sono più ritornano ad essere terra. Mi sta dando una gioia infinita su oggi. Su questo Daniela Menta ha preparato una canzone, come diciamo noi del Novecento, vero Daniela? È una canzone bellissima, veramente commovente ed emozionante, la più bella e più nota canzone d'amore della Sardegna, è un tradizionale, Non poto reposare, è un pezzo meraviglioso. Io l'ho sentita cantare da Andrea Parodi nel suo ultimo concerto, lui era veramente affaticato, questa canzone sentirete ha degli acuti, degli altissimi importanti, eppure nonostante questo lui è riuscito a interpretarla in modo formidabile.
formidabile, emozionante, dedicandola alla moglie che era con lui sul palco alla chitarra, il re del chitarrismo Aldi Meola, Non Poto Reposare. Poter dispensare
canzone naturalmente lei la conosceva, Non poter riposare. Beh, certamente è una delle nostre colonne sonore. Che cosa significa nella sua vita? Ma nella mia vita vuol dire innovare, non per fare una rima facile, ma in un territorio come questo molto, molto difficile, non lo nascondo, è insomma la provincia più povera d'Italia, c'è proprio bisogno di guardare le cose certe volte rovesciandole, quindi mettendosi da un punto di vista completamente differente. Ecco perché appunto dare valore agli scarti, che noi chiamiamo eccedenze, perché eccedenza vuol dire che ce n'è tanto, che è abbondante, e quindi è tutto ciò che si oppone alla povertà in qualche modo, e restituire valore. E così uno scarto di un vino ritorna a raccontarci di quel vino, ma ce lo racconta magari in una parete, perché diventa il rivestimento di una parete, o lo scarto di un pomodoro diventa una vernice idrorepellente. Una vernice idrorepellente. Cioè lei deve diventare, Daniela, la paladina del nostro programma Cactus, basta poca acqua, fare molto con poco. Ecco, lei è la persona che veramente più incarna questo nostro motto, fare tanto con poco. Alcuni esempi ne stava facendo adesso, no? Isolanti termici acustici come pannelli di sughero crudo, materassini di canapa, oppure eco malte da rivestimento e pitture a base, come diceva, di scarti di pomodori o di carciofi o di uva. Con gli scarti dei carciofi e dell'uva si può fare la pittura, è così, Daniela? Esatto, però per far questo, oltre chiaramente alle materie ultime che trasformiamo in materie prime, è molto importante la biotecnologia industriale, la famosa industria 4.0, che è un'industria intelligente, evoluta, e ci permette veramente di fare tutto, quindi cose che forse 10 anni fa erano impensabili. Quindi io direi proprio che non c'è ecologia senza tecnologia. E poi da donna mi piace anche insomma affermare questo, perché in un settore così maschile la biotecnologia industriale e l'alta ingegneria ci porta ad avere sempre più donne presenti in un settore dove la forza fisica, lo spostare per esempio banalmente fisicamente le merci era roba da uomini, e ora l'automazione ci porta ad essere, quindi ad avere anche questo equilibrio dei generi, e quindi le cose viste ancora da tutti i punti di vista e del sentire. Ma poi insomma la interrompo per dire che le materie ultime che diventano materie prime ci porta subito agli ultimi che saranno i primi, e immediatamente diciamo in una evangelizzazione anche che rinnova, no? come lei stava dicendo, il mondo del lavoro sulla base di giustizia ed equità. D'altra parte, come dire, la Sardegna poi è la terra di Antonio Gramsci. Io con questo, con le materie ultime che diventano materie prime, la lascio nelle mani sapienti di Nick Di Fino, che oggi ha deciso di parlare con lei non delle sue consuete bizzarrie, ma per rispetto a Daniela Ducato. Nick Di Fino oggi ci parla, le parla e parla agli ascoltatori di qualcosa che capiremo anche sono, noi. Sono molto contento che ci sia la signora Ducato, perché quello che fa la signora Ducato, anche se non lo sapeva, si chiama upscaling. Perché utilizziamo il termine inglese? L'ho spiegato in un'altra puntata, perché si cerca di uniformare il linguaggio a livello globale, perché se io cercassi per esempio prodotti da scarto sarebbe troppo difficile, non mi apparirebbe in un hashtag. Invece l'upscaling è molto più pratico. Che cos'è l'upscaling? Lo definiamo per bene: la creazione di prodotti alimentari e non dallo scarto di produzione di altri prodotti. Cioè quello che fa Daniela? Quello che fa Daniela. E ne vuoi parlare con lei? No, ne sto parlando con gli ascoltatori. Però anche Daniela ti sta ascoltando, quindi... Ma certamente, allora, quello che si nota è forse che in passato abbiamo sbagliato qualcosa. In effetti, come giustamente diceva la signora Daniela, negli ultimi 10 anni ci stiamo accorgendo che con la tecnologia riusciamo a migliorare il nostro processo produttivo. Noi dobbiamo immaginare che la Terra sia un'astronave, e quindi così come si fa sulle
astronavi, qualunque materia deve essere utilizzata, riutilizzata fino alla fine, in un ciclo produttivo che è circolare. Allora, pensiamo alla nostra filiera alimentare, per esempio. Ben un terzo di tutta la produzione finisce inesorabilmente in una fossa, o peggio, dispersa nella natura. Cioè, stiamo parlando di una quantità di cibo che nel passaggio dal campo al frigorifero si deteriora, si ammacca, scade e non viene consumata. Questo genera una quantità di rifiuti che è assolutamente impressionante. Solo in Italia, per esempio, lo spreco alimentare corrisponde a circa 3 milioni di tonnellate all'anno e comporta un'emissione di CO2 che supera i 5 milioni di tonnellate. Ma lo sai, scusami, ti interrompo, Nick, per dirti che ci sono associazioni e realtà locali, per esempio le cucine popolari, certo, a Bologna, certo. che usano questi cibi, li vanno proprio a prendere per fare last minute dei pasti per chi non c'è ha... Last Minute Market qui a Bari, tra l'altro c'è anche Avanzi Popolo, Avanzi, che è una è stupenda, sono stati i nostri ospiti. Vedi, è bellissimo. Allora, oltre all'impatto ecologico di questi dati, sono da considerare anche le conseguenze economiche, perché acquistare per esempio i 3x2, fare scorte esagerate, non acquistare il prodotto fresco, costa ad ogni nucleo familiare italiano circa 500 euro all'anno, che finiscono nella spazzatura invece di essere utilizzati per acquistare dei beni, oppure addirittura mandare i figli a scuola o andare in vacanza, o addirittura finanziare Cactus, no? Perché fra un po' penso che apriremo anche un, io penso di sì, un anche, fundraising anche io penso. Su Cactus. Allora, un crowdfunding. Allora, il dato rilevante, molto interessante, è che durante la quarantena di marzo, cioè della prima parte della quarantena, si sono ridotti gli sprechi del 41%. Perché è successo questo? Uno, perché abbiamo passato più tempo in casa, poi ci siamo presi cura delle nostre scorte e siamo diventati molto più attenti. Ma vedi, questa è una buona notizia che nessuno ha dato, cioè una forse l'unica delle cose buone che mi vengono in mente. Ma no, c'è una seconda buona notizia. Grazie. Abbiamo ridotto gli scarti durante la quarantena. Abbiamo ridotto gli scarti nella prima parte della quarantena, e addirittura abbiamo ridotto ulteriormente gli scarti nella seconda parte della quarantena, perché ad aprile abbiamo avuto una riduzione pari al 68%. Ma lo sapevi, Amens, tu questo? No, non lo sapevo. Ma ditele le cose, ma ditele. Stiamo dicendo noi. Le buone notizie, datele. Cioè, sempre l'acqua, i bollettini, cose, i contagi, tutti i giorni, la protezione civile. E invece ci sono anche dei dati che sono... In maniera subdola. Bravo, di fino. Di Fino ci ha dato la notizia. Mi compiaccio. Mi compiaccio con te. Allora, è bello pensare perché abbiamo ridotto gli scarti. Perché ci siamo presi cura di quello che abbiamo comprato e quindi l'abbiamo tenuto sotto controllo, sì, abbiamo fatto la lista della spesa, abbiamo meno soldi, no? Anche per questo, quindi la restrizione economica a un certo punto sulla base globale dell'ecologia ha funzionato. Allora, un altro dato interessante da tenere in considerazione è che tutto questo ci fa sperare in un futuro migliore, perché se noi teniamo presente che dati FAO, si rileva che oltre 2 miliardi di persone soffrono o di fame o di obesità, e in più 800 milioni di persone non hanno accesso al cibo quotidiano. Cioè, pensate, ti rendi conto, fame e obesità sullo stesso piano, sullo, no? stesso troppo piano, nella stessa poco. Lista. Nella stessa, allora, lista. Vi chiudo questo mio piccolo intervento dandovi consigli per gli acquisti. Dai. Ok, allora, io numero uno. Countdown, vedresti tu. Numero uno, fare la spesa pianificando i pasti giorno per giorno. Questo sarebbe utile anche per la salute, che ne so, giovedì gnocchi, venerdì il pesce, eccetera eccetera, come facevano i nostri nonni. Fare la spesa, fare la lista della spesa e non comprare cose a caso. 3. Prima di andare al mercato controllate bene che cosa avete in casa. L'approccio compulsivo qui non paga. Numero 4, valutate se le promozioni sono davvero così allettanti per voi. E 5, disponete le cose in frigo in base alla scadenza, consumate prima le cose vecchie. In conclusione, sembrano cose da niente. No, no, invece è pazzesco. Se mettete le ultime in primo piano in frigorifero, quelle vecchie vanno in fondo, sì. E quelle vecchie invecchiano e poi scadono. Possiamo, allora, conclusione, un altro luogo dove
si spreca molto cibo in ristorante. Io mi ricordo un episodio anche con te, Concita, quando si è in compagnia, allargata, si mangia almeno il 27% in più. Inoltre, il 48% dei commensali lascia sempre qualcosa nel piatto, ma solamente una persona su quattro chiede di portarlo a casa. Se non si è abituati a questa americanata della doggy bag, per scomodità o per imbarazzo, questo finirà inesorabilmente nel bidone, innalzando la CO2, contribuendo al riscaldamento del pianeta. Quindi fatevi coraggio e chiedete di portare a casa. Ordiniamo solo quello che ci serve e chiedete la doggy bag. Intanto, si dice, mia nonna diceva sempre, mangi più con gli occhi che con la bocca. Quindi uno non deve ordinare le cose che vede che gli piacciono, deve ordinare quelle che sa che, esatto, poi avrà la capacità di mangiare. Io volevo salutare Daniela Ducato con una domanda. Daniela, il suo percorso, cioè lei come è arrivata, qual è il suo percorso professionale, esistenziale o di studi per arrivare dove è arrivata, da dove ci è arrivata? Ci sono arrivata sicuramente da tante strade. Una è sicuramente la musica, perché musica, matematica e innovazione hanno molto in comune. E lei ha studiato musica? Sì, io ho studiato musica in conservatorio e poi ho insegnato per molti anni nelle scuole sia medie che nelle scuole superiori didattica della musica, e quindi comporre e trovare, diciamo, degli equilibri usando sempre le note, che sono sempre sette, ma hanno questa straordinaria capacità di innovarsi, di moltiplicare, di generare nuove musiche e nuovo pensiero e nuove emozioni. Che bello, alla fine è tutto in musica. Pensa avere una professoressa di musica come Daniela, professoressa Ducato, che bella questa cosa, che io avrei tanto voluto avere insegnanti di musica così come lei, ecco. E poi comunque alla fine questa è la notazione finale, penso che Amens sia d'accordo con me, tutto nasce e torna alla musica. Tutto nasce e torna alla musica, grazie a Daniela Ducato. E a proposito di Conservatorio di Cagliari, dove Daniela si è diplomata, anche Elena Ledda ha studiato al Conservatorio di Cagliari oboe e canto. È un mezzo soprano naturale, una voce bellissima, è veramente una musicista di grande cuore, Elena Ledda. Questo è un pezzo del 2005, questo che stiamo per ascoltare, e si intitola Pesa, Concita. Pesa in sardo vuol dire alzarsi, su, andare, alzarsi, su, camminare e andare, su, andersen, andare, come diciamo, cercare noi. Strade, cercare andare strade avanti. Elena Ledda. Mía, tanto
Cita, Nick, io direi di chiudere questo piccolo omaggio alla terra sarda con uno dei suoi figli più noti, più celebri, sicuramente di maggior talento, alla tromba e al filicorno Paolo Fresu, grande, in compagnia del suo Devil Quartet. Questa canzone si intitola Poetos Sky, e quindi chi conosce Cagliari, la sua spiaggia, il suo mare, sa che il cielo del Poetto è indimenticabile. Grazie a tutti, a prestissimo, bye e un abbraccio. Grazie. Un abbraccio Dani, ciao Paolo. Grazie ragazzi, grazie a Daniela Ducato e tutti quanti voi. Ciao, grazie. Grazie.
Cactus, basta poca acqua. Cactus è un programma di Concita De Gregorio, con Daniela Menta e Nick Di Fino, registrato nello studio di RKO, in regia Carlo Chicco, post-produzione Paola Pagone. Seguiteci su cactuspodcast.it e sulla pagina Facebook cactus.bastapocaacqua.